Big match dalla dodicesima giornata di andata del girone A di promozione. Montorio e Avidiana Sulmona sono separate da appena 2 punti e sono entrambe imbattute. I padroni di casa vengono da una scorpacciata di gol, un 7-1 in casa dei Nerostellati, che in settimana però si sono ritirati dal torneo. Più complicato il successo dell'Ovidiana sulla Fucense. Prima occasione per i padroni di casa al terzo minuto. Sugli sviluppi di una rimessa laterale spedita in area da Di Silvestre, colpo di testa di Fidanza e palla sopra la traversa. Al settimo arriva un'opportunità colossale per il Montorio. Con Puglia che si trova tra i piedi, la palla buona in area di rigore, ma spreca malamente, vedendo la sfera al lato. Il gol è nell'aria ed arriva al 9° minuto. Calcio d'angolo battuto da Manuel Di Sante e colpo di testa vincente di Ridolfi, che batte l'incolpevole Fanti. Il Montorio insiste e al 13° Puglia vince un rimpallo e si invola in area di rigore, dove subisce un contatto da dietro da un difensore ospite finendo a terra. A giudizio di Sciuba non ci sono però gli estremi per la concessione del calcio di rigore. 11 locale, ancora ad un passo dal raddoppio al 31°, quando Ridolfi riceve sulla sua testa un cross perfetto di Puglia, ma questa volta non trova la porta difesa da Fanti. Al 38° si vede per la prima volta in avanti il Sulmona e lo fa con una fiammata prepotente, un'azione insistita che vede Ramos Sanchez colpire il palo da posizione defilata. Gli ospiti iniziano a crederci e ci riprovano con Diez dalla lunga distanza, palla al lato. Al 46° del primo tempo arriva però il raddoppio, sempre da palla inattiva. Punizione di Manuel Di Sante e Mosca, lasciato da solo, batte ancora una volta l'estremo difensore ospite. Con le immagini di Umberto Furia passiamo alla cronaca della ripresa. Al 10° di Cicco serve Cicconi, che lotta in area di rigore e prova a sorprendere Bruno sul palo opposto senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 14° ancora pericolosi il Sulmona, con Cicconi che riceve da Bianchi ma non riesce a realizzare il gol che accorcerebbe le distanze. Squillo del Montorio al 19° con Manuel Di Sante, che al limite dell'area dribbla un avversario e poi conclude a giro trovando Fanti attento e sicuro. Alla mezz'ora Ridolfi va via sulla destra e nei pressi della linea di fondo prova un cross smanacciato da Fanti. Sulla ribattuta, gran botta di Natale che viene respinta da un difensore. 2 minuti dopo, destro violento di Ridolfi e palla che finisce alta. Prima del triplice fischio finale, da segnalare al 92° un colpo di testa di Fidanza, salvato sulla linea di porta da un giocatore rossoblù. Dopo 5 minuti di recupero, il signor Sciuba decreta il successo del Montorio, che con questi 3 punti passa così al comando della classifica del girone A di promozione. Mister De Eugenio, una gara dominata nel primo tempo e controllata nel secondo tempo, e finalmente è arrivato il sorpasso tanto auspicato. Vabbè, ma è solo, ancora non finisce il girone d'andata, quindi vale ben poco. Chiaramente un segnale importante, soprattutto per l'autostima dei ragazzi e per il lavoro che stiamo facendo. Però chiaramente il campionato inizia adesso, ma non scherziamo. Dunque, siete stati bravissimi a sfruttare le palle da fermo, avete trovato 2 gol, rischiando di trovarne anche un terzo in chiusura di gara. Sì, ma diciamo oggi è stata una partita quasi perfetta. Solo penso 10 minuti del primo tempo ci siamo abbassati un pochettino e abbiamo preso un tiro fuori area, però penso che contro la prima della classe un tiro fuori area in una partita si possa prendere. Quindi siamo stati quasi perfetti. È chiaro che il campionato inizia adesso, dobbiamo solo rafforzare e continuare il lavoro che stiamo facendo. Mister Di Corcia, nel primo tempo avete subito 2 gol da palla inattiva, nella ripresa avete provato a reagire senza però riuscirci. Sì, hai detto bene, abbiamo preso gol su palla inattiva, era l'unico modo per prendere gol perché su sto campo non era facile giocare per tutte e 2 le squadre e si era preparato per quello e per quello abbiamo preso gol su quello, quindi. Avete dunque subito il sorpasso, adesso dovete ripartire cercando un controsorpasso di tornare in vetta alla classifica. Sì, mancano ancora tante partite, tutte da giocare e poi vediamo quello che succede.